Fisica no problem, numero 7, pagina 26. Asta metallica può scorrere senza attrito sulle solite due guide metalliche, solo che stavolta sono inclinate rispetto al piano orizzontale. Il campo magnetico è rivolto in direzione verticale. Calcola la velocità di regime dell'asta e la potenza dissipata. Questa è la situazione con l'asta che scivola giù sottoposta alla forza peso, il campo B verticale rivolto per esempio in alto che forma un certo angolo alfa, lo stesso angolo del piano inclinato, con il vettore superficie del circuito rettangolare, circuito che orientiamo sempre convenzionalmente in senso antiorario, perciò il vettore superficie esce dalla faccia superiore. Il flusso del campo B attraverso questo circuito è positivo perché l'angolo tra B e S è un angolo acuto. Mentre l'asta scende, aumenta l'area del circuito, aumenta il numero di linee del campo B che la attraversano, quindi aumenta il flusso magnetico, perciò il circuito reagisce per la legge di Lenz cercando di ostacolare l'aumento di flusso magnetico e lo fa generando una sua corrente indotta in senso orario, quindi di segno negativo, per produrre il campo B indotto rivolto verso il basso, o meglio rivolto nel verso opposto al vettore superficie. Questa corrente elettrica viene verso di noi quando guardiamo il sistema di profilo e quindi abbiamo un filo percorso da corrente elettrica verso di noi immerso in un campo B, perpendicolare al filo stesso. Perciò il filo, cioè l'asta, subisce la forza di Faraday, forza magnetica data da questa formula, con la seconda regola della mano destra, mettendo pollice e indice medio come al solito, il pollice verso di noi, l'indice in alto, la forza magnetica va verso sinistra. Inoltre l'angolo tra L e B è di 90 gradi, quindi la forza magnetica in modulo vale ILB. Quindi sull'asta che sta scendendo agisce questa forza magnetica orizzontale verso sinistra che ne frena la discesa, oltre ad agire naturalmente la forza peso, che scomponiamo come al solito nelle due componenti, forza peso parallela al piano e forza peso perpendicolare. La componente parallela è quella che tira giù l'asta e vale forza peso per sen alfa, forza peso per l'angolo alfa sen alfa. Torniamo alla forza magnetica ILB. LB ce l'abbiamo dai dati del problema, non abbiamo la corrente che ricaviamo dalla legge di Ohm generalizzata del circuito F su R, F è la FEM che spinge queste cariche elettriche in senso orario, cariche elettriche sempre per convenzioni positive, e R è la resistenza complessiva del circuito che poi è la resistenza solo dell'asta, perché il testo dice che le guide non hanno resistenza, ce l'hanno trascurabile. Quindi per calcolare la forza magnetica dobbiamo calcolare la corrente, per calcolare la corrente ci serve la FEM. La FEM ce la calcoliamo come al solito con la legge di Faraday, Neumann, Harry, Lenz, derivando il flusso magnetico rispetto al tempo e cambiandolo di segno. Il flusso magnetico come sempre è il prodotto scalare B per S e siccome qua i due angoli formano, i due vettori B e S formano un angolo alfa, allora il flusso magnetico è BS cos alfa. L'area S è l'area di un rettangolo di lati L e L', dove L è la lunghezza dell'asta e L', come sempre, è l'altro lato. L' è il lato variabile. Perciò quando vado a fare la derivata del flusso magnetico, cioè di B LL' coseno di alfa, l'unico fattore variabile è L', che derivato L' punto ci dà la velocità di discesa V. Ora cambiamo di segno a questa derivata del flusso magnetico per trovare la FEM meno BLV coseno di alfa. Giustamente una FEM negativa perché la corrente che gira in senso orario ci indica l'esistenza di un campo elettromotore che pure è rivolto in senso orario, quindi a segno negativo perché il verso convenzionale era l'antiorario. La domanda dell'esercizio è la velocità costante a regime durante la discesa dell'asta. La velocità si mantiene costante dopo una prima fase di accelerazione perché la forza peso parallela che tira giù l'asta è perfettamente annullata dalla componente parallela della forza magnetica, questa componente che vale la forza magnetica coseno di alfa. Infatti l'angolo alfa è lo stesso che sta qui alla base del piano.
Questo disegno rappresenta la scomposizione della forza magnetica nelle due componenti parallela al piano e perpendicolare. La componente perpendicolare della forza magnetica si somma con la componente perpendicolare della forza peso e insieme fanno questa componente perpendicolare qua, che è perfettamente controbilanciata dalla forza vincolare del piano. Invece le due componenti parallele, la forza magnetica parallela verso sinistra e la forza peso parallela verso destra, si compensano perfettamente, lasciando scendere quindi l'asta con velocità costante per il primo principio di Newton, il principio di inerzia, che dice che se la risultante delle forze è zero, e qui è zero perché tutte le forze si annullano, allora il moto dell'oggetto è un moto rettilineo uniforme. Quindi la condizione per trovare la velocità a regime è che queste due forze siano uguali opposte. La forza magnetica componente parallela l'abbiamo calcolata prima, forza magnetica per coseno di alfa, e la forza peso parallela l'abbiamo calcolata prima, mg seno di alfa. Quindi dobbiamo sostituire alla forza magnetica la sua espressione dettagliata. La forza magnetica era ILB, prima avevamo calcolato la corrente, che era venuta questa espressione negativa, quindi la sostituiamo in questa formula. Questa è la corrente per LB e quindi la forza magnetica assume questa espressione. Ora sostituisco questa espressione nella formula di prima, che ci dice che le due forze nella direzione parallela si annullano. Quindi sostituiamo a forza magnetica questa espressione, eccola, i segni meno giustamente spariscono e in questa equazione l'incognita è la velocità di discesa. Con la formula inversa la ricaviamo. Andiamo a sostituire tutti i dati numerici, la massa dell'asta di 40 grammi, l'accelerazione di gravità, la resistenza elettrica, il campo B che è 0,8 tesla, ricordiamo infatti che un tesla sono 10.000 gauss, e la lunghezza L. Inoltre per l'angolo di 45 gradi seno e coseno sono uguali, quindi rimane 1 diviso coseno di 45 gradi, cioè l'inverso del coseno è radice di 2. Il risultato di questo calcolo è 10,7 metri al secondo. Vediamo l'unità di misura. Abbiamo chilogrammi per metro al secondo quadrato, che fa newton e sarebbe mg. R, la resistenza elettrica, ohm. Al denominatore, tesla è newton su ampere metro per metro, rimane newton su ampere al quadrato. Quindi newton al quadrato e ampere al quadrato lo porto su al numeratore. Un newton si semplifica. Ohm ampere al quadrato è watt, infatti è la formula RI alla seconda, che è la formula della potenza dissipata da una resistenza. Quindi abbiamo watt su newton, ma watt è joule al secondo e joule è newton per metro. Quindi newton e newton si semplificano, rimane metri al secondo, che è questo qua. L'ultima domanda è la potenza dissipata dalla resistenza, la possiamo calcolare con una qualsiasi di queste tre formule. Conviene l'ultima. La FEM è meno BLV coseno di alfa, bisogna farla al quadrato, il meno non conta niente. Quindi sostituiamo tutti i valori numerici, BLV coseno di 45 gradi e dividiamo per la resistenza elettrica. Il risultato è 2,96 watt. Vediamo l'unità di misura, ohm, eccolo qui. Al posto di tesla, newton su ampere metro, per metro si semplifica. Ricopiamo metri al secondo e leviamo al quadrato. Ohm lo lasciamo. Newton per metro, joule. E ampere secondo, coulomb. Infatti l'ampere è coulomb al secondo. Al posto di ohm, ricordando la formula R uguale delta V fratto I, possiamo sostituire al posto di ohm volt su ampere. Volt su ampere. Ampere lo scriviamo come coulomb al secondo. Volt lo mettiamo insieme a uno di questi due coulomb, questo è l'altro coulomb e sopra joule quadrato. Un coulomb si semplifica, coulomb per volt fa joule, un joule si semplifica con quello sopra, così rimane joule al secondo che fa watt. Come approfondimento vediamo un altro modo di calcolare la FEM che prima avevamo ricavato dalla legge di Faraday, Neumann-Harry Lenz, ma che possiamo anche ricavare nel solito modo interpretando la forza di Lorentz come forza elettrica.
Infatti prendiamo un qualsiasi portatore di carica convenzionalmente positivo che si trova nell'asta, che viene trascinato verso giù dal modo dell'asta con velocità V, qui è visto di profilo, e questa carica immersa nel campo B subisce la forza di Lorentz QV vettor B. Questa forza di Lorentz viene verso di noi e vale QVB, però stavolta l'angolo tra V e B non è di 90 gradi, ma è 90 gradi più alfa. Alfa è l'angolo alla base del piano. Infatti, se qui immaginiamo di tagliare con una retta orizzontale, questo angolo alfa lo ritroviamo qua. Questo angolo alfa lo ritroviamo qua, che si somma ai 90 gradi. 90 più alfa. Ma sappiamo anche per gli archi associati che il seno di 90 gradi più alfa è come il coseno di alfa. Poi questa forza di Lorentz, come sempre, la interpretiamo come forza elettrica. Quindi la forza di Lorentz, QVB coseno di alfa, diventa Q per E. E perciò abbiamo il campo elettromotore VB coseno di alfa. Ci ho aggiunto il segno meno, perché questo campo elettromotore viene verso di noi e quindi va nel verso contrario a quello convenzionalmente positivo, che era antiorario. Ora che abbiamo il campo elettromotore indotto, andiamo a calcolare la FEM, che è la circuitazione di questo campo elettromotore da farsi su questo circuito rettangolare. Il campo elettromotore sta solo nell'asta, quindi la circuitazione si riduce al prodotto E per L. Eccolo qua, con E meno VB coseno di alfa. Quindi abbiamo meno VB coseno di alfa per L, che è la stessa espressione che avevamo trovato prima con la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz. Qui l'abbiamo trovata invece interpretando la forza di Lorentz come forza elettrica.